Buongiorno, sono Gianni Conacione e siamo qui per TV Radicale. Oggi è 18 maggio 2011, c'è un sit-in dei radicali davanti Montecitorio, ci ha raggiunto, anzi abbiamo raggiunto la senatrice Donatella Poretti, senatrice radicale eletta nelle liste del PD, perché si sta realizzando qualcosa in Parlamento di molto importante per la coscienza e la vita di ciascuno di noi. Senatrice, ci illustri che cosa accade? Accade quello che speravamo non accadesse, nel senso che la legge sul cosiddetto testamento biologico, che il cui iter era iniziato al Senato e che in maniera frettolosa è stato licenziato dal Senato, un testo che non piaceva sicuramente a moltissimi che poi in realtà comunque l'hanno votato, perché ritenevano che la Camera in qualche modo avrebbe rivisto o bloccato un testo che appunto nulla aveva a che fare. Ha voluto convocare per questa giornata in cui si ritorna alla Camera a discutere di testamento biologico, ma di una legge contro il testamento biologico, come abbiamo potuto dire nelle scorse volte in cui ci siamo qui riuniti. Durerà questo sit-in, questo presidio, anche nel pomeriggio attraverso altre manifestazioni. Domani torneremo anche noi qui nel pomeriggio e pare che domani si concluda questo iter alla Camera dei Deputati. Prenderanno la parola adesso, passeremo il microfono a quanti cittadini sono qui intervenuti perché possano dire la loro, perché non sia una merce di scambio magari elettorale questo passaggio qui alla Camera o quello che sarà al Senato sul testamento biologico, magari per recuperare qualche voto cattolico per il prossimo ballottaggio. Ma speriamo proprio che questo modo di essere qui, di testimoniare attraverso le nostre associazioni il nostro essere contro questa legge, che di fatto è contro il testamento biologico, contro la libera scelta dei cittadini, possa in qualche modo spingere ad aprire un dibattito e possa essere evocata attraverso almeno Radio Radicale, ma quelle televisioni e quelle agenzie che ci verranno a trovare in queste ore. Grazie a Carlo Troilo, dirigente dell'Associazione Luca Coscioni, che ha iniziato lo sciopero della fame, un giorno di dialogo con quei parlamentari che anche direttamente conosce, con i quali ha instaurato un dialogo diretto a capire le motivazioni del perché fare una legge tolga appunto la possibilità di decidere quali trattamenti usare nelle decisioni di fine vita e soprattutto quando non si ha più la possibilità di poterlo comunicare. Se qui si parla di testamento biologico, tutti i paesi europei hanno un testamento biologico che naturalmente è fatto bene, non è fatto così, non prevede che il medico prevalga, la volontà del medico prevalga su quella del dichiarato. È stata approvata alla Camera dei Deputati, dopodiché, ahimè, è stata bocciata al Senato, però c'è stato un dibattito sereno, nessuno ha accusato i socialisti francesi di essere degli assassini come qui fanno con noi, che ci battiamo per il testamento biologico e per l'eutanasia. E potrei continuare a lungo in questa semplificazione, però io a questo punto vorrei dare la parola, anche perché ha un impegno successivo, al nostro amico di Democrazia Laica. Prego. Molto semplicemente, il fatto di essere relativamente pochi in questa piazza dimostra che l'argomento è poco trattato, soprattutto a livello delle televisioni, e la gente non è informata di quello che è il testamento biologico e di quello che questa legge imporrebbe, un testamento biologico che non sarebbe più la dimostrazione della volontà per il proprio futuro e la possibilità di delegare, in caso di incapacità di intendere e di volere, a un delegato che possa in qualche modo portare avanti la volontà del cittadino, ma si lascia soltanto al medico la decisione del fine vita del paziente, quindi senza lasciare più nessun diritto al singolo. E peggio ancora, questa legge definisce non come cura l'idratazione e l'alimentazione forzata, quindi la necessità di essere tenuto in vita vegetativa attraverso strumenti tecnici,
perché se fosse una cura avremmo il diritto ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione di rifiutarla, invece questa legge dice che questa non è una cura, quindi pensate che tipo di legge sta venendo fuori. Ma la cosa fondamentale, se voi, è importante che ognuno di noi faccia questo, parlate con qualsiasi cittadino che incontrate, vi accorgerete che non è al corrente di quello che succede, quando capisce quello che sta per succedere si incavola terribilmente. Quindi sicuramente la stragrande maggioranza dei cittadini, come è stato detto poco fa, l'80% dei cittadini svizzeri sull'argomento del trattare gli stranieri esattamente come i cittadini svizzeri, ecco, esattamente in Italia la maggior parte della gente la penserebbe in questo modo, però bisogna convincerlo, farglielo capire, spiegarlo. E quindi ci dobbiamo da fare nei prossimi giorni e probabilmente nei prossimi mesi, perché quasi certamente questa legge tornerà al Senato e quindi chissà ancora quanto tempo ci vorrà per l'approvazione definitiva, ma ci dobbiamo fare da fare porta a porta, persona a persona. Grazie. Allora, Mina Welby. Buongiorno a tutti. Idealmente questa piazza è piena di molte persone che sarebbero volute venire, ma stanno sui banchi dell'università, sono futuri medici che ieri pomeriggio ho incontrato e altre persone di Prato che ieri sera hanno riempito una grande sala di un cinema. Tutti d'accordo contro questa legge. In modo particolare lo sono i medici stessi, perché è una legge che è contro di loro, contro la loro professionalità, contro la loro coscienza, perché loro hanno scritto nel loro codice deontologico medico che devono e non possono fare altro che dare ascolto al paziente e eseguire quello che il paziente chiede, sia di fare delle cure sia di non farle. E la stessa cosa vale anche per dopo, quando una persona non è più capace di intendere di volere. Loro vogliono rispettare, loro curano, non costringono. Quello che succederà con questa legge, io temo che sarà approvato così com'è, anzi peggiorata come era uscito dal Senato, sarà approvata qui, tornerà al Senato e sarà sempre peggio e alla fine saremo noi cittadini insieme ai medici a fare ricorsi su ricorsi. La legge è stata scelta per non scavalcare il Parlamento dalla giustizia, ma succederà il contrario, saranno i cittadini a rivolgersi, a fare ricorsi presso la magistratura e la magistratura farà ricorso alla Corte Costituzionale e credo e spero che faremo vedere veramente un'Italia democratica che fa politica dal basso. È l'ora nostra e io veramente chiedo agli italiani di mettersi dalla parte di tutti quelli sofferenti, perché a noi tutti toccherà una volta, nessuno è escluso, prima o poi, speriamo più poi che prima, e spero che questa legge la possiamo distruggere. Allora, abbiamo detto che oggi aprivamo i microfoni a quanti cittadini volessero intervenire e dire la loro. Quindi a partire da José De Falco, che sarà il primo che si è iscritto a parlare su quello che pensa di questa legge, poi insomma c'è Filomena Gallo, Carmen Sorrentino, gli altri che vogliono intervenire, qui possono intervenire e raccontare quello che pensano di questa legge. Staremo qui per chi sta passando e che invitiamo a fermarsi per batterci contro una legge che è contro le decisioni libere dei cittadini nelle scelte di fine vita. Allora, adesso la parola a José De Falco e poi passate qui e prendete il microfono per dire la vostra.
Grazie Rocco, siamo qui per la terza volta in pochissime settimane per una legge che auspicabilmente, dopo che verrà licenziata alla Camera, andrà al Senato e speriamo venga definitivamente affossata. Perché dico speriamo? Perché non perché non debba esserci una legge su questi temi, anzi è opportuna da lungo tempo, come associazione ne rappresentiamo la necessità e l'urgenza, ma non quell'urgenza per cui questa legge è stata fatta. Tutti ci ricordano i giorni in cui nel caso Englaro, bene, in quei giorni ci fu un decreto legge che voleva inserire a forza e bloccare le sentenze di questo Stato perché venisse impedita la volontà, come era stata ricostruita dalla magistratura di Eluana, di non avere quelle terapie che da anni e anni la costringevano in quelle situazioni. Bene, questo intervento normativo nasce da quel contesto lì. Nasce da quell'intervento abnorme del governo che poi ha come precipitato questo tessuto normativo. Un tessuto normativo che nonostante le commissioni competenti abbiano udito decine di esperti, siano essi medici, siano essi giuristi, bene, alla fine, dopo settimane di audizioni e interi tomi che ormai albergano nella biblioteca di Camera e Senato, bene, dopo questi studi hanno bellamente messo da parte quello che dicono le più autorevoli società scientifiche, sia di medici, sia di proprio autorevoli società scientifiche di medici nutrizionisti, che come, essendoci proprio una specializzazione a parte è complicato dire che poi sono semplice mangiare e bere. Bene, gli esiti di questi studi e ricerche poi sono stati messi da parte per poi produrre un testo legislativo che è quello che è e verrà discusso in queste ore. Discussione in queste ore che dobbiamo ricordare in realtà è questo è un tema su cui veramente andavano fatte le barricate, andavano fatte depositati migliaia e migliaia di emendamenti, come associazione abbiamo fatto circa 5.000 al Senato con i senatori radicali, utilizzando in modo particolare e coinvolgendo, come stiamo facendo oggi, anche i cittadini. Abbiamo sul sito dell'associazione Coscioni, abbiamo messo il testo della legge, abbiamo spiegato come debbano essere fatti gli emendamenti, sono una tecnica abbastanza semplice, e in una settimana più di 2.000 emendamenti sono stati formulati direttamente dai cittadini perché potessero essere depositati e utilizzati dai senatori radicali per fare quell'opposizione. Emendamenti premissivi, emendamenti che anche se erano tanti e copiosi non erano meramente ostruzionistici, cioè avevano un valore. Se uno di questi fosse passato avrebbe comunque migliorato la legge. Bene, quello che è accaduto alla Camera, se non fosse per l'attività dei nostri deputate, in primo luogo Antonietta Coscioni della Commissione Affari Sociali, bene, guardate che gli altri gruppi politici hanno presentato qualche decina, 50, 60, le pregiudiziali di costituzionalità sono state fatte soltanto dai radicali e l'IDP. Il grande assente di questa partita è il Partito Democratico. Bene, nei giorni in cui si danno i numeri ci si conta e si manifesta anche un certo entusiasmo per degli esiti elettorali amministrativi che comunque mostrano un governo alle corde, bene, dare i numeri e essere più forti su questo tema sarebbe un grande investimento a partire da quel Partito Democratico che si è un po' più irrobustito, anche se con esiti alterni, nelle vicende di qualità. Ma c'è un altro discorso su cui porre l'attenzione oggi, è che va ben oltre il singolo tema del testamento biologico. L'oggetto di questa disciplina è un diritto civile, è il diritto civile per eccellenza, è la possibilità di poter affermare le proprie volontà sul proprio corpo. Una volta che venga minato questo aspetto, tutto il resto viene svuotato. Il discorso non è su temi eticamente sensibili, una formula orribile su cui ormai ci siamo dovuti adeguare, visto la reiterazione che questa è fatta sui media, in cui portocollo anche noi spesso utilizziamo, ma come lo dicevo è su una libertà personale. La compromissione di questo aspetto, cioè di vedere in qualche modo conculcate e violate le proprie volontà su un tema intimo e assoluto come quello della vita, apre un varco enorme, ancor più di quello che noi manifestavamo sulla legge 40, sulla libertà dei cittadini. Se si perde
riflettete su questo aspetto, se nei prossime settimane anche dovesse passare al Senato questa disciplina e non mancheremo di utilizzare tutti gli strumenti normativi, legislativi e giudiziari per far saltare subito il banco e quantomeno modificare nelle parti più potentemente incostituzionali questa legge, se si perde su questo aspetto qualsiasi altra cosa viene meno. Non c'è, cioè, la lotta sui dico, sul divorzio breve, sugli altri diritti civili che in questo momento unicamente in Italia vengono in qualche modo svuotati di ogni possibilità di anche dibattito politico, una volta che abbiamo nel nostro tessuto normativo una disciplina di questo genere, tutto viene meno. Quindi è veramente incomprensibile come non ci siano le barricate, in senso ovviamente metaforico, ma un attivismo assoluto, indefesso in tutte le piazze italiane perché questa disciplina non venga approvata. Disciplina tra l'altro che è intermittente anche negli interessi della maggioranza. Viene imboscata per mesi, salvo poi uscire a singhiozzo per distrarre forse o come contropartita della sponda d'Oltretevere, per poi rinabissarsi. La pantomima dell'inversione dell'ordine dei lavori che c'è stata la scorsa settimana la dice molto lunga. Bene, si è pompato, si è fatto l'inversione, si è votata, salvo poi la stessa maggioranza che attraverso la commissione competente non essere in grado di esprimere i pareri e rinviarla. Arrivare oggi, vediamo come andrà, vediamo cosa diranno negli emendamenti, quale sarà il comportamento dei singoli parlamentari su questa vicenda, perché un'altra falsificazione grossolana che ci viene detta quotidianamente è che su questo c'è la libertà di coscienza. Ma di cosa stiamo parlando? La libertà di coscienza del parlamentare, l'esercizio del suo voto senza vincolo di mandato, vige sempre su qualsiasi tema e quindi grave sarebbe che questi agissero quotidianamente soltanto per le indicazioni di partito. Ma la libertà di coscienza su cui si discute oggi è la libertà di coscienza che dovrebbe valere per qualsiasi cittadino. Quello che va rivendicato non è la libertà di coscienza del parlamentare che può votare o meno questa disciplina, ma fare una norma di legge che consenta a ciascuno, in accordo con i propri principi, con la propria religiosità, di esprimere quello che desidera sulla propria volontà. In questo disarmante, che è proprio di quello italiano, intanto quando qualcuno vuole intervenire me lo segnala, bene, in questo contesto disarmante l'esempio svizzero la dice lunga. Guardate che non è affatto scontato l'esito del referendum che abbiamo avuto in Svizzera, che i cittadini svizzeri hanno accettato in un certo senso che ci sia il turismo eutanasico, e questo è attraverso alcune associazioni che in Svizzera consentono a cittadini stranieri di terminare la propria vita lì. L'esito elettorale di continuare questa possibilità è veramente particolare, perché forse i cittadini svizzeri sono fatti carico di circa 2000 casi l'anno di cittadini inglesi, italiani, tedeschi, quindi di altri concittadini europei che senza nessuna volontà di pubblicizzazione, di urlare il proprio caso per aiutare la cittadinanza e ciascuno di noi a riflettere su questi temi, bene, affrontano questo percorso difficilissimo, durissimo. Noi sul sito dell'Associazione Coscioni ci sono anche i link per affrontare quel caso, sì, hanno terminato per intervenire probabilmente. Ebbene, in quel contesto così complicato, comunque i cittadini svizzeri hanno accettato di avere questa forma di turismo particolare. Ai noi turismo, che è brutto da dire, ma è lo stesso che avviene sulla legge 40, su molti altri aspetti ancora, cui stiamo combattendo e cui continueremo. La battaglia è unitaria e questo è l'angolo fondamentale, è la pietra angolare su cui fondare tutto. In ultimo dico e ricordo, anche per i radioascoltatori che vedranno questo file, ascolteranno in diretta questa trasmissione, che un modo per agire subito, per ostacolare e creare i presupposti per svuotare questa disciplina è promuovere presso il proprio comune un registro dei testamenti biologici. Sono oltre 70 ormai le realtà in cui si è attivato, sono sia registri attivi, delibere, insomma noi diamo tutti gli strumenti, sempre sul sito sono reperibili tutti gli strumenti per aiutarvi a proporre al vostro consigliere comunale di riferimento, al vostro sindaco, oppure farvi direttamente voi promotori con delle petizioni presso il vostro comune di realizzare queste
questo registro di testamenti biologici, oppure si può scaricare un modello di testamento biologico che noi proponiamo per poi depositarlo presso il proprio notaio, oppure recarsi proprio al comune e in cioè, un modo che noi spiegheremo, dare una sorta comunque data certa e paternità di questo documento, perché non appena ci dovesse essere questo contesto dobbiamo essere pronti alle prime occasioni utili per sollevare la questione di fronte a un giudice che evidenzierà le incostituzionalità patenti che questo testo comporta e far sì che la Corte Costituzionale si esprima il prima possibile su questa legge e la smonti come è avvenuto sulla legge 40. Bene, io ora mi taccio, nel caso se fosse necessario interverrei più tardi, c'è una cittadina che si è detto. Allora, il microfono è aperto, l'avevamo detto, il nome, il cognome, insomma, la presentazione di chi vuole parlare può parlare per qualche minuto per dire perché no al testamento biologico e perché si è qui. Sono Mara Capretti, dunque vorrei trattare due questioni soltanto. Uno, che mi sembra che anche qui si tenda a fare riferimento solo ai rappresentanti parlamentari, soprattutto ai rappresentanti. Sappiamo che c'è un gruppo coeso di radicali, eccetera, che lotta con onestà, eccetera, però le altre forze politiche che poi determinano la sconfitta o qualche guadagno in più, io penso che non rappresentino più i cittadini veramente e quindi loro si arrogano il diritto di fare, di vendere, no? Al mercato della politica idee che non corrispondono a quelle dei cittadini che pure l'hanno votata. Per cui io farei una richiesta, quella di cominciare a dire, di mandare a tutti i cittadini telegrammi, volantini, quello che si può fare non riunendosi in questa piazza perché magari molti hanno impedimenti per essere presenti, però possono fare questo, e riempire il Parlamento e il Senato di consensi su una legge che permetta il rispetto della persona umana e che non sia nelle mani di un medico. Grazie. Allora, questo è lo speaker corner. Chi vuole intervenire? Già si era iscritta la nostra. Allora, il nome e il cognome, perché siamo qui? Perché sei? Allora, mi chiamo Gabriella Ludwig. Tanta pazienza per avere finalmente anche qui in questo bellissimo paese una legge che forse più importante di tutti quanti, perché come ha detto Mina Velbi, tocca a tutti quanti. L'anno scorso, anzi 2 anni fa, siamo stati a Piazza Navona e abbiamo raccolto 5.000 firme in poche ore e c'erano persone di tutta l'età, giovanissimi che si sono identificati con come può succedere anche a noi avendo un incidente come la ragazza che si chiama Eluana Inclaro. È così terribile, cioè dover sopravvivere come mummificato. Il medico ha detto che il suo cervello era rimasto come una fossile, è orribilante, bisogna ricordare e mai dimenticare, e questo non può succedere in un paese civile come vuole essere, anche democratico come vuole essere Italia. Persone anziane, persone mature che abbiamo conosciuti, che sono angosciate di sopravvivere in un modo artificioso, di magari un giorno trovarsi in una situazione in cui non vogliono vivere in un modo con una nutrizione artificiale. E prima ha ricordato qualcuno che bisogna ripetere a tutti quanti, alle persone che non sono informati e che sono mal informati,
che una nutrizione non può essere imposto. Se io non voglio avere più acqua, non voglio più antibiotici, non voglio più una pappa che con un soldino che mi viene artificiosamente imposto, io non voglio vivere così. Se tu vuoi sopravvivere così, io ti lascio, anche se magari è poco, penso poco cristiano, se qualcuno dice poveri cristiani, parlo di cristianità o di essere sociale, perché magari sono tante altre persone che sono più in vita come te e io ti posso dare a te queste risorse. Comunque sia, ci sono poche, tante persone, magari come mia suocera, che anni fa ha detto: Gabriele, mi raccomando, guarda, mi ricordo bene, c'era un comò e lei ha scritto due righe che dice: guarda, mi raccomando, io come vegetale non posso, non voglio. Una persona credente normalmente, come tante persone, è una cosa triste, perché nessuno ha il diritto veramente di essere rispettato, di essere ascoltato e avere una dichiarazione chiaramente, con un'autodeterminazione di essere rispettato. Non si possono più ripetere queste case di persone speciali come Luca Coscioni, che devono fare una fine così impossibile, come una persona come Giorgio Verdi. Abbiamo incontrato persone anziane, come detto prima, a Piazza Navona, e che ancora non è successo una tragedia anche come Mario Monicelli. Orrendo, se pensiamo che arrivi a una certa età e pubblicamente dici tutta la vita con molto ironia e molto chiarezza di non essere dipendente di altre persone, e arrivi a una certa età ancora tutto autosufficiente, tutto crolla e tu hai davanti una fine che tu non vuoi, e non hai un aiuto, non hai assistenza, e questo è grave, perché a noi, a me, a voi, con un padre, con un amico può succedere la stessa cosa, e succedono ogni giorno che stanno soffrendo persone in situazioni che non abbiamo conosciuto, come Luca Coscioni e come Pierluigi Verdi, e non è possibile. L'ultima cosa che voglio dire: io sono residente in questo bellissimo paese, io lo ripeto, è da tantissimi anni, e io sono di origine tedesca. Tantissimi italiani vivono nel mio paese, e se tu chiedi come stanno, la maggior parte dicono: io sto bene. Perché dal 1999 abbiamo anche una legge che loro in mio paese possono decidere, ne possono fare una dichiarazione, si chiama Patientenverfügung, non biologico, testamento, tutte queste cose che magari fanno paura, come l'eutanasia, che in fondo è una cosa molto umana, molto giusta, e loro possono scegliere. Ma io, che sto qui in questo paese, come tanti tedeschi che vivono qui e lavorano qui, non lo possono fare. E questo non è possibile, questo è anticostituzionale e antidemocratico. Io non mi arrendo e sto su queste piazze fin quando abbiamo una legge, finalmente, e questa è l'unica speranza che possiamo sperare, che le persone che stanno dietro le mie spalle, che ragionano, che danno uno sguardo a altri paesi che si sono aperti. E io vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie all'intervento. Ci ricorda ancora la disparità all'interno dell'Europa su questi temi.
come diceva anche Carlo Droglio in apertura, la Germania ha un testo su questa fine vita che è stato elaborato addirittura, si può scaricare dalla diocesi, dal testo redatto sia dai protestanti che dai cattolici sul tema del fine vita. Questo dà lo spessore della condizione in cui siamo ridotti. Ora la parola al vice segretario dell'Associazione Coscioni, Filomena Gallo, a te. Viviamo in un paese dove ogni giorno i magistrati affermano il diritto all'affermazione del singolo per l'autodeterminazione, diritti costituzionalmente rilevanti, costituzionalmente sanciti in una carta che è quanto mai attuale rispetto alle leggi che il nostro Parlamento emana. La Corte Costituzionale con le proprie decisioni ribadisce che il medico deve operare con il consenso del paziente, deve valutare le opportune scelte. E invece il legislatore paternalisticamente decide che non deve essere così. Decide che deve essere emanata una norma di legge, il disegno di legge Calabrò, dove tutti gli emendamenti migliorativi non devono essere presi in considerazione. La parola volontà scompare dal dettato normativo. Il legislatore in questo momento sta decidendo paternalisticamente per i cittadini italiani, sta decidendo cosa è giusto e cosa non è giusto, lo ha fatto emanando atti che tendevano a vanificare quello che era il registro per il testamento biologico che è stato istituito presso molti comuni d'Italia. Lo sta facendo oggi cercando di approvare questa norma di legge, una norma di legge che è sicuramente contraria alla volontà dei cittadini, e lo vediamo tramite le indagini che vengono fatte nel nostro paese, vediamo il consenso che c'è al diritto a poter esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di volontà. Lo vediamo con le indagini che trovate sui siti, sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, tutti i materiali che fanno emergere quanto c'è in Italia che va oltre la volontà del legislatore. Purtroppo questa legge, se dovesse diventare legge del nostro paese, questo disegno di legge, se dovesse diventare legge del nostro paese, sarà un'altra volta una di quelle norme da cui i cittadini si dovranno difendere. E inizieremo un'altra volta quell'iter di difesa da una norma nei tribunali, quell'iter che probabilmente farà finire la norma dinanzi alla Corte Costituzionale, perché il legislatore non può decidere non tenendo conto di quelle che sono le norme alla base di tutte le leggi, quali la Carta Costituzionale, ma anche i riferimenti comunitari. Noi ci auguriamo in questo momento che realmente possano cambiare le cose in quelle aule, lì alle nostre spalle, nelle aule del Parlamento, e invitiamo tutti i cittadini ad esprimere il loro dissenso contro il disegno di legge Calabrò. Grazie Filomena. Ora un'altra cittadina che esprimerà. Perfetto. Adesso Maria Barbalato ci dice cosa pensa ed è perché è qui. Allora, io sono dell'Associazione Nazionale Libero Pensiero Giordano Bruno. Io penso che in questo paese c'è una grande discrepanza tra la popolazione e la rappresentanza politica. Ovvero, mentre la popolazione che viene descritta, cioè viene immaginata come moderata, questo termine è usato come vengono usate molte parole oggi, cambiandone il significato, cioè essere moderato vuol dire ragionare, ma non essere una pecora schiacciata dalle cose. È una popolazione che quando si tratta di scegliere ha scelto per esempio il divorzio e l'aborto contro le rappresentanze politiche. Allora io credo che nonostante non ci siano persone in piazza, numerose, nonostante la carenza di informazione da parte dei mezzi di comunicazione, nel momento in cui si dovesse scegliere, il cittadino sceglie per la propria libertà individuale, non per i compromessi che le forze politiche devono sottoscrivere col grande potere che abbiamo in Italia, che è quello del Vaticano, perché
cioè il Vaticano che oggi sembra avere poca potere, e vorrei solo ricordare che nel Regno di Napoli, per esempio, per parlare del meridione, una volta la Chiesa raccoglieva il censo, la decima dei cittadini, un censo che era dovuto dai signori, dai vassalli, e oltretutto un censo ricavato dai monasteri, ed era regola, cioè ogni dinastia che cambiava, ogni straniero che veniva a conquistare l'Italia aveva il permesso del papato. Allora, oggi chiaramente questa forza è abbastanza ridimensionata, ma non molto, visto che sconfina dal campo spirituale al campo materiale, ovvero si appropria della vita delle persone, della scelta delle persone, della individualità delle persone. Grazie. Grazie dell'intervento, ricordiamo l'associazione Giordano Bruno che anche la volta scorsa era qui, e noi ringraziamo per essere sempre presente. Già Giordano Bruno dice lunga sul personaggio storico e sui presupposti. Adesso il prossimo oratore, vieni qua, Giovanni Lombardi, eccoci qua. Buongiorno a tutti, la giornata sembra bella, però nei palazzi è forse meno bella perché sorge un problema. Tra noi siamo qui riuniti e ci guardiamo negli occhi, sorridiamo e stabiliamo dei contatti che sono della realtà umana all'interno di tutte le necessità istituzionali. Si produce una qualità di vita che è in contrasto con quella che tutti noi qui vogliamo. Qui, e io dico nel pianeta Terra, perché il problema coinvolge tutto il pianeta per tutti i cambiamenti che stiamo subendo e che noi stessi realizziamo. Quindi ognuno di noi ha una sua responsabilità che è arrivato nei più alti livelli che costituiscono l'organizzazione di una città, di una polis, crea quello che sta accadendo. Che posso dire in concreto e nello specifico? Questa legge è un'indecenza, cioè non è decente. Non è una legge che può essere applicata su quello che è il più grosso problema che l'uomo, da quando è uscito qui dalle caverne di Platone, ha capito che deve cercare di individuare. Il problema del senso della vita, la vita e la morte. Qui noi stiamo opponendoci ad un progetto di legge che diventerà legge probabilmente, proprio per sostenere quello che è la base attraverso la quale noi stessi qui ci possiamo riconoscere. Cioè non è che la illegittima illusione di certezze provvisorie, quali sono le leggi, che possiamo ricostituire un rapporto umano che si basa su una cultura che cresce. Come diceva il mio amico qui Giordano Bruno, ha provato a dire qualche cosa e poi è andato sul rovo. Oggi non è così, però la distanza che c'è tra quello che tutti quanti vorrebbero realizzare per quella famosa città dell'utopia, la città del sole, e qui potremmo anche tentare non di realizzarla ma di inseguirla in un orizzonte che può essere sempre più vicino, perché altrimenti è più vicino quello che accade Hiroshima. Io parlo per la casa della cultura antiatomica, che è un'illusione se non la realizziamo nella nostra cultura. Accade quello che sta avvenendo col premio Nobel a Obama, che però segue e insegue quello che sta accadendo, uccidendo Bin Laden. Cioè aumentano le violenze sulle violenze. Tornando alla nostra semplice rappresentazione di noi stessi, che sarebbe bellissimo invece di stare qui a perdere tempo, direi io, se in questo tempo non lo recuperassimo per una nuova cultura, può significare che l'interesse di ognuno di noi, specialmente dei più giovani, perché vedo dei ragazzi che forse fanno parte di una scuola, che dovrebbero capire che noi, che abbiamo la possibilità di fare qualche cosa con questo tempo, non occuparlo per indietreggiare in culture animalesche, non dell'anima e non della cultura che poi noi ancoriamo a quei principi che anche lo stesso Paolo
Giovanni Paolo II disse: lasciatemi andare nelle mani di Dio. Lo diceva pure Giordano. Tutti quelli che comprendono quale può essere il percorso di un'umanità e hanno provato questa strada e poi si scontrano contro una realtà costituita nelle tecniche, dei guadagni e degli... Oggi noi siamo in un periodo particolarmente difficile, perché è l'informatica, cioè l'accelerazione dei tempi, che comanda quello che noi dovremmo fare. E quindi è un inseguimento tra quello che sono le motivazioni reali che ci tengono qui e tutto il resto che dobbiamo fare perché questo stare qui rimanga bello e utile come le illusioni di una città ecologica, di un pianeta che risponde onestamente nella dialettica delle differenze, agli equilibri che vorremmo per restituire ai più giovani un pianeta vivibile, si trova a scontrarsi con quello che poi in realtà viene fatto, per i ritardi culturali, perché il problema della vita e della morte non lo puoi risolvere con una tecnica di legge, il problema della vita e della morte è legato alla capacità culturale che ognuno di noi ha in un certo momento, dico ognuno di noi, l'uomo, la specie umana, e in quel momento riesce fuori la solidarietà dell'uomo con l'uomo. Quindi se qui si fa il tentativo di applicare fuori tempo e fuori luogo alcune certezze culturali che escludono la possibilità di fare un dialogo tra noi, come lo stiamo facendo qui in questa piazza, è chiaro che ci troviamo indietro rispetto a tutto quel tempo che ci sovrasta e che ci potrà portare veramente verso quella crisi non solo della Banca Mondiale, ma la crisi anche di noi personalmente, che non riusciamo a opporci a questa capacità che l'uomo ancora deve avere. Quindi la mancanza di volontà, le motivazioni che i giovani perdono in questa situazione sono legate appunto all'illusione delle immagini. Diceva un mio amico che si chiamava Platone che noi stavamo in una caverna, in fondo c'è una luce, lo ripeto spesso, e in fondo noi siamo immagini, però con la televisione qui siamo immagini di immagini di immagini, e quella ti strumentalizza guidandoti su terreni che sono solo di alcune forme che poi il giorno dopo hai già dimenticato. Quindi la forza di questo momento che i giovani devono esprimere è legata alla capacità e volontà di modificare culturalmente questa realtà. La cultura non è solo un fatto tecnico di scienza, per cui della scienza non può essere utilizzata soltanto come quel tentativo di applicare con antiche forme culturali mentali quello che non è necessario, utile e intelligente per qualsiasi persona, cioè l'alimentazione forzata e tutte quelle altre fesserie che stanno inserendo in questa norma. Basterebbe prendere un articolo con come... Io mi ricordo da bambino vedevo dei signori che giravano con la pianola e il pappagallo che prendeva a scelta in tanti foglietti un foglio qualsiasi per dirti qual è il tuo futuro. Se noi qui avessimo un pappagalletto e avessimo tutti i foglietti della legge, io direi: questo pappagalletto prenda un foglietto. E poi lo tiriamo fuori e lo leggiamo e tutti quanti sarebbe esterefatti dal capire quello che stanno discutendo all'interno di una cosa che non possono discutere, perché il diritto alla morte nel modo migliore è quello che ci possiamo dare nel riconoscimento delle motivazioni del cuore, che fa parte della ragione, ma non puoi fare soltanto con la tecnica un absurdum nei confronti di quello che uno nella sua completezza vuole che si realizzi. E quindi questa nostra rappresentazione abbia la necessità di risolversi in una continuità che non ci fa altro che determinare nella scelta di un'attività che possa cambiare. I radicali hanno un'attività di fondo, da lontano, però questa attività poi deve entrare nella specifica volontà di ognuno di noi come cittadino. Io sono un cittadino, una persona che cerca di capire le cose, ma capirle in funzione di quello spazio in cui ognuno può esprimere tutte le sue contraddizioni, altrimenti la vita diventa soltanto un tabocco in cui noi siamo spinti avanti o da una parte. Allora qui stiamo realizzando veramente un cambiamento,
un cambiamento che o è o non è, nel senso che la nuova cultura, quella che deve raggiungere le scuole, le università, queste forme ormai sclerotizzate, gessate delle baronie universitarie, delle baronie politiche, delle baronie della giustizia. Potrei fare tanto riferimenti che sappiamo, cioè c'è la leggina che dice che se aumentano le norme, se aumentano le per i deputati aumentano pure quella dei magistrati. L'altro giorno, e viceversa, è sempre la stessa pappa, giocano a ping pong tra di loro e il pubblico sta fuori. Io sono stato un bel giocatore di tennis da tavolo, dimmi. Ah, ci sono anche, io cercavo di riempire la piazza, l'ho riempito di parole, quindi è importante questo spazio che ci stiamo dando nella simpatia gratuita di pensare che possiamo fare delle cose. Grazie Giovanni, adesso il prossimo oratore è Litta Modigliani. Grazie, amiche, amici. Lo abbiamo detto tante volte e ripetiamolo ancora una volta. La legge che il Parlamento si accinge ad approvare è la legge contro il testamento biologico, contro la libertà della persona, contro il diritto della persona a decidere di se stessi e della propria vita. Non si può in uno Stato di diritto approvare una legge di questo genere se non in nome di un superiore principio religioso. Questi sono giorni drammatici, è un momento fondamentale perché è un momento in cui il Parlamento si appresta a votare una legge che stabilisce che lo Stato rinuncia alla propria sovranità, una legge in cui i cittadini cedono il diritto alla propria libertà in nome di un principio religioso. Coloro che pensano che si tratti di una cosa secondaria sbagliano. Coloro che pensano è una cosa di una minoranza che non riguarda me sbagliano. Questo è il tragico errore di questi giorni e di queste ore. Pensare che si tratti di una cosa da poco, pensare che si tratti di una cosa che non ci riguarda. Il Parlamento si appresta a scrivere una pagina nera nella storia d'Italia. Con questa legge la cultura giuridica, la democrazia, il diritto rischiano di fare passi indietro di secoli. Questo è quello di cui stiamo parlando. Questa è la posta in gioco. Coloro che sono fautori di questa legge vogliono farci tornare al Medioevo, all'epoca in cui i diritti dei cittadini e delle persone non contavano nulla, contava tutto, sempre soltanto lo Stato, e sopra lo Stato contava ancora di più Dio e dunque il potere di quelli che pretendevano di parlare in nome di Dio. Quanti secoli, quale lungo cammino abbiamo percorso per separare la religione dalla politica, per separare la religione dallo Stato, per fondare lo Stato laico, democratico e di diritto, cioè lo Stato in cui la religione non ha niente a che vedere, riguarda la coscienza, le scelte, i convincimenti che non possono entrare nell'ordinamento dello Stato. Questa legge ci fa tornare indietro di secoli, ci fa tornare al Medioevo. È una legge per cui se una persona dice: se io mi dovessi mai trovare in quelle condizioni, non voglio essere curato così, non voglio essere trattato così, i signori che stanno alle mie spalle rispondono a questa persona: chi sei tu per pretendere?
pretendere questo? Chi sei mai tu per pretendere di non avere lo stomaco bucato per essere alimentato a forza? Chi sei tu per pretendere di non avere un sondino infilato nel naso che dal naso arrivi fino allo stomaco perché venga immesso a forza in nome dello Stato l'alimentazione che ti tenga in vita? Come puoi tu pretendere questo? Non penserai mica per caso che la tua vita appartenga a te, povero illuso, cittadino che credi di avere diritto sulla tua vita? La tua vita non ti appartiene, ti è stata donata, appartiene a Dio, e quindi lo Stato fa una legge che in nome di Dio vieta ai cittadini di decidere nella propria vita. Questo è quello di cui stiamo parlando. Quante volte abbiamo sentito dire, durante i giorni del caso Englaro, gli ultimi giorni di Eluana, quante volte abbiamo sentito dire, ma Eluana queste cose non le ha mica scritte, dove sta scritto che Eluana voleva questo? Lo dice il padre, lo dicono le amiche, lo dice la madre, lo dicono tutte le prove, tutte le testimonianze con cui hanno ricostruito la volontà di Eluana. Ma Eluana di suo non c'è nulla, non ha lasciato una lettera. Vedete quanta ipocrisia. Se Eluana Englaro avesse scritto quella lettera in cui stava scritto non voglio essere trattata così per la legge che stanno facendo adesso, quella lettera sarebbe un pezzo di carta straccia, non varrebbe nulla, perché a loro non importa della volontà di Eluana, non importa della volontà di Piero Welby, non importa della volontà dei cittadini, del diritto alla libertà della persona, perché loro presumono di poter decidere e che lo Stato ha un potere superiore a quello dei cittadini. E lo Stato a sua volta non è libero di stabilire quello che vuole, perché lo Stato a sua volta è sottomesso a un potere che è ancora superiore a quello dello Stato, perché viene da Dio. E che dove sta scritto? E chi lo dice quello che vuole Dio? Ma lo diciamo noi, no? Cristo ha detto a Pietro, tu sei il padre della mia chiesa, io su di te fonderò la mia chiesa in nome del nostro padre. E quindi il Papa parla in nome di Dio. 2000 anni dopo e vengono a dire ma non ci sono le testimonianze. Ci sarebbe molto da ridire, molto anche da ridere sulle testimonianze sulle quali dall'altra parte del fiume la superiore autorità morale fonda lui il suo potere. Ma quale superiore autorità morale? Ma se ogni giorno vengono fuori gli scandali finanziari, lo scandalo della pedofilia, continuamente questa Chiesa viene travolta dagli scandali e questa è la superiore autorità morale che dice allo Stato italiano di fare una legge contro la libertà delle persone. È il primato della coscienza, il fatto che ognuno che crede in Dio va a rispondere a Dio e non allo Stato e neanche al Papa del suo operato e della sua vita. Tutto questo è tutta carta straccia. Per forza si comincia a parlare di legge e si finisce a parlare di religione. Uno dice, ma voi parlate sempre di religione, cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Lo diciamo noi. Come si fa a fare una legge come questa se non in nome di un principio religioso? La commistione fra la religione e la politica è la cosa peggiore, è la cosa più sporca che si possa immaginare. Se non si separa la religione dalla politica, ci aspettano dei tempi bui, ci aspettano dei grandi pericoli, ci aspettano le guerre di religione, si rischia di tornare al Medioevo. Questa è la posta in gioco oggi, e quindi sbagliano quelli che pensano che in fondo, speriamo che non capiti a me, poi si sa, ma non esageriamo, siamo in Italia, no? Alla fine un medico compiacente al quale mettere in mano quattro palanche a dire la prego dottore non lo faccia soffrire più, lo troveranno sempre, no? L'eutanasia illegale in Italia c'è da sempre.
queste cose non si fanno, queste cose non si possono fare. Noi siamo per la vita, ma vedete che bestemmia contro la vita è quella di chi preinvita una persona contro la sua volontà. Questa è la posta in gioco. E tu vuoi pensare che sia una cosa da poco, perché è quasi più un fatto culturale o spirituale. Pensare che sia una cosa da poco, perché in fondo riguarda poche persone o comunque per un breve tratto della loro esistenza, è un errore. Noi abbiamo il dovere di essere qui, di continuare a batterci, grazie a Radio Radicale, grazie a questo microfono, alla nostra forza. Dobbiamo batterci, dobbiamo urlare se necessario, che le cose che si stanno decidendo in questi giorni, in queste ore, sono drammaticamente importanti, perché è in gioco la libertà dell'individuo. E non chiedete mai per chi suona la campana, non chiedete mai a chi stanno togliendo la libertà in questo momento. Sembra che la tolgano a qualcuno, ma il diritto di quella persona, il diritto di Piero Welby, di Eluana Englaro, di Giovanni Nuvoli, è il diritto di tutti noi, è il diritto del più grande movimento collettivo e sociale, è il diritto dell'individuo di disporre di se stesso, della propria esistenza, della propria vita. Si chiama libertà, e quando si viola la libertà di una persona, si viola la libertà di tutti, è la libertà di tutti che viene minacciata in questo momento. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo gridare con tutto il fiato che abbiamo in gola, possiamo cercare di svegliare le coscienze, dire agli italiani attenzione, attenzione a quello che sta succedendo. Questa legge è una pagina nera nella storia della libertà umana. Non c'è nessun paese al mondo, nessuna democrazia al mondo nella quale i religiosi abbiano questo potere sulle istituzioni della Repubblica. È solo nei regimi teocratici, e questa legge ci porta dritto filato verso la teocrazia. Teniamoci stretti, amiche e amici, facciamoci forza delle nostre idee, continuiamo a battere, a resistere. Se questa legge sarà approvata, noi dobbiamo far sì che la maggior parte, il maggior numero delle persone sappia che cosa sta succedendo. E poi ci appelleremo alla Corte Costituzionale, e poi ci appelleremo alla giustizia europea, alle corti internazionali, perché questa legge rappresenta una gravissima violazione della libertà degli individui. Grazie.